Daniele Lisi è partito il 2021 per quanto riguarda la corsa, era un campionato che a quanto pare inizierà fra qualche settimana, però con tantissime incognite. Sì, campionato, insomma, la certezza è che questo campionato parta. Il comitato e la federazione nel frattempo hanno preso le iscrizioni delle squadre, insomma. Ad oggi siamo sette compagini per quello che riguarda il nostro campionato iniziale del girone laziale. E poi per quanto riguarda le date certe, ma anche l'organizzazione e quant'altro, ancora insomma siamo un pochino in alto mare, non sappiamo granché, però insomma già che rispetto all'anno scorso che ci hanno fatto finire senza risultato, insomma, così già sapere che questo campionato parte è un buon inizio, insomma. Tantissime difficoltà, ovviamente gli allenamenti non si possono svolgere con delle amichevoli, poi sta mancando ovviamente anche il Palagalli, per queste ragazze qui è sempre più complicato andare avanti. Sì, insomma, diciamo che il periodo non aiuta, la situazione locale dell'impiantistica non aiuta, insomma, stiamo navigando veramente a vista. Poi per quanto ci riguarda noi, della squadra, insomma, abbiamo anche per ora perso una giocatrice per pneumatoracico, si è dovuta operare, sperando che insomma recuperi tra qualche mese, insomma. Quindi diciamo che i nostri obiettivi naturalmente rimangono quelli di fare un campionato di vertice e arrivare ai playoff. Rispetto a qualche mese fa, insomma, l'incidenza delle incognite si comincia a far sentire, però noi, insomma, non demordiamo e sappiamo benissimo quali sono i nostri obiettivi. Infatti, le ragazze, nonostante le mille difficoltà, si allenano tutti i giorni, sperando che poi, insomma, anche le misure anti-Covid vengano un pochino allargate, insomma, le maglie vengono un pochino allargate, per poi fare una preparazione che è quella del giocare. Noi oggi non stiamo facendo non stiamo allenando due componenti fondamentali, che sono la forza, che è quella in palestra, perché le palestre sono tutte chiuse, e non possiamo fare naturalmente quello che poi verremo chiamati a fare, quello del giocare. Stiamo facendo una preparazione mirata al mantenimento, ad uno sviluppo natatorio, ma siamo a un 40% scarso, insomma.